Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e oggi mi vedete un po' scombussolata perché oggi vi sto andando a fare la recensione più difficile della mia vita. Nel senso che questo manga, di cui andremo a parlare, leggete dal titolo, Gentleman Alias Cross, è di Arina Tanimura. E chi mi segue da un po' di tempo sa che Arina Tanimura è la mia autrice mangaka preferita in assoluto. Cioè io amo Arina Tanimura, l'ho amata all'inizio con Kamikaze Kaitoujin, Fumu Canto d'Amore, Fumu wo Sagashite, come potete dirlo in giapponese, oppure Sakura no Hime, che è appunto la storia cantata di Sakura, oppure con Time Stranger Kyoko, Ion e tutte le varie opere della Arina. Ma quest'opera, che non vi ho mai recensito, non l'ho fatto semplicemente perché per me è molto difficile recensirlo. Cioè io non so neanche se andarlo a consigliare o meno. Ok, per questo mi è molto difficile fare questa clima di recensione. Ma andiamo a vedere tutte le copertine. Se tu faccio vedere le costine, allora il manga anzitutto è molto vecchio, quindi è molto rovinato quello che possiedo. Io l'avevo già acquistato, cioè l'avevo acquistato quando era uscito e siccome non mi soddisfava l'avevo venduto. L'avevo comprato totale, l'avevo venduto completa e poi l'ho ricomprato completo semplicemente perché appunto avendo tutti i manga di Arina non volevo che mancasse anche proprio questo qui. Quindi il manga in questione è questo qua. Tra l'altro a me le cover piacciono tantissimo, soprattutto le costine mi richiamano un sacco lo stile che portavo alle superiori, quindi questo bianco, rosso, nero con le croci pure. Quindi è proprio questo. E la Planet Shoujo, che non esiste più, perché adesso c'è solo Planet Manga, e venivano 4,30€, che adesso sono venuti 4,50€. Volumi totali 11. Comunque è reperibilissima sia nelle fiere del fumetto che in alcune fumetterie ce l'hanno ancora, quindi no problem per ritrovarlo. Ovviamente le copertine sono tutte meravigliose. Magari se mettiamo nel verso giusto è meglio. Proviamo lui. Lei è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Io amo questo personaggio. Questo invece è un personaggio un po' particolare. La storia è molto particolare. Diciamo che tutte le copertine e fanno vedere tutti i vari personaggi. Questo manga è pieno di personaggi, pieno. Quindi a volte poteva risultare difficile anche, diciamo, riuscire a poter esprimere tutti i personaggi. Anche lei è uno dei miei personaggi preferiti. Poi qua, è stupenda. Lui lo odio. Ovviamente l'ultima copertina con i nostri personaggi, diciamo, i principali della tutta la faccenda. Ok, partiamo con la trama. Di che cosa parla Gentleman Alias Cross? Questo manga parla di una scuola un po' particolare in cui le classi sono divise in categorie, cioè la bronzo, l'argento e l'oro. Il bronzo sono, diciamo, quelli che vengono da famiglie comunque ricche, perché comunque è una famiglia, cioè è una scuola per ricchi, non è una scuola per poveracci, però sono i medio borghesi, diciamo. Gli argento sono ovviamente quelli che danno grandi quantità di soldi per entrare in questa scuola, e sono quelli un po' più ricchi, e poi c'è l'oro. Chi sono gli oro? L'oro in realtà è ricoperto da un'unica persona, ovvero l'imperatore. Ma chi è l'imperatore? Cioè è veramente l'imperatore? No, è semplicemente il capo dell'istituto. Non è neanche il direttore, come si chiama? Il preside, non è neanche il preside, è proprio un ragazzo che è votato per essere appunto il presidente, il rappresentante dell'istituto, ecco, mettiamo così, rappresentante dell'istituto. Intorno a lui si girano diversi personaggi, principalmente una congrega abbastanza piccola, poi si allargherà quando arriverà Aine, che è appunto la nostra protagonista. E qui sono, diciamo, il consiglio d'istituto, mettiamo in maniera semplice. Mi ricorda qualcosa questo, mi ricorda un po' Vampire Knight. comunque partiamo da quando arriva appunto Aine, è al centro della storia, che appunto è la nostra protagonista. Aine, partiamo dal principio, è una ragazza che è stata adottata, non è uno spoiler perché viene detto nella prima pagina proprio, è una ragazza che è stata adottata e per non pesare sulle spese della famiglia appunto lavora all'interno dell'istituto, vista da cameriera. Vista da cameriera, ma non da cameriera con la camicia, no, e il grembiulino, proprio vestita da cameriera, una maide tipo. E la nostra protagonista appunto lavora lì all'interno e mentre lavora lì all'interno fa la conoscenza
questi due personaggi che sono il postino e il poliziotto praticamente. Il postino perché si sa, gira la posta nella scuola come se ci fosse lì dentro, non è neanche un dormitorio, quindi è semplicemente una scuola. E poi c'è ovviamente il poliziotto perché è quello che tiene tutti in riga. Ma passiamo oltre. Lei è entrata in questa scuola per un unico motivo, per incontrare il nobile Shizumasa. Shizumasa, sto tizio qua, è l'imperatore. Lei l'ha conosciuto quando era molto piccola e se ne era innamorata follemente, semplicemente che aveva scritto un libro di fiabe. E, cioè, ha 10 anni che gli scrive un libro di fiabe, la vedo un po' strana, però tutto va bene, è un manga, va benissimo. Così, e appunto scrive questo libro di fiabe, lei si innamora di questo libro di fiabe e lo dice al ragazzo Shizumasa, gli dice: guarda, io mi sono innamorata di te perché il tuo libro è così bello, eccetera, eccetera. E lei entra in questa scuola esclusivamente per lui, per poter raggiungere, diciamo, poter diventare la persona adatta da stargli accanto. Infatti Aine ci verrà spiegata un passato molto particolare, innanzitutto è stata adottata, veniamo a conoscenza anche della sua famiglia originale, che non è neanche un grande spoiler perché questo qua ci viene praticamente subito, però c'è abbastanza un motivo, cioè non è stata semplicemente adottata, ma ci sono anche altri motivi dietro che vanno, diciamo, a impelagare ancora di più la situation. Quindi lei appunto può entrare in questa scuola e finisce per diventare la Platino, ovvero un ruolo praticamente inventato pochi anni prima da un altro imperatore, perché l'imperatore diventa sempre lo stesso, che è ricoperto dalla fidanzata dell'imperatore, re e regina. Cioè, ok, facile da ricordare questa cosa. Viene appunto a ricoprire questo ruolo. In realtà è un po' fittizio perché lo fa per finta. Però come ci arriviamo a questo punto lo vedrete solo leggendo appunto il manga. Lei comunque si mette sempre in condizione di aiutare il prossimo, aiutare anche gli altri della congrega, che sono appunto Maguri. Usho è la migliore amica di Aine da sempre, cioè lei entra nel consiglio studentesco dopo che è andata la platea semplicemente per stare accanto, però è sempre stata la sua migliore amica. Poi che avevamo anche Maora e un dottor Senri che non c'è in copertina, o ce l'abbiamo in copertina? Sì, lui, che assomiglia molto a lui ma in realtà è lui, dottor Senri, ok? Quindi vediamo appunto questi personaggi che interagiscono tra di loro. Ognuno nasconde un particolare molto importante che verrà sviluppato nella storia, verrà appunto raccontato, e la particolarità di questo manga è che affronta moltissimi argomenti pesanti, veramente tanti argomenti pesanti. Se non si focalizza sul fatto dell'adozione, o si focalizza sul, che ne so, sui diritti LGBT, perché sono inseriti anche i diritti LGBT in questo manga, anche se quando uscì all'epoca in Italia i diritti LGBT sono che cosa fossero, perché non c'era tutta questa conoscenza, non sapeva assolutamente nulla, quindi appunto è tutta una cosa un po' messa campatenaria nel senso che non c'era, cioè non vuol dire che non fosse una cosa inutile, non sto dicendo questo, sto dicendo semplicemente che non c'era tutta questa conoscenza dei diritti LGBT, fine, non voglio neanche entrare nel discorso. Quindi questo è un manga che porta anche questa argomentazione, porta questo, porta la morte, porta il suicidio, porta la ribellione, l'abbandono, l'odio, la libertà, è un argomento molto importante in questa storia, la libertà, così come tutti gli altri argomenti, l'amicizia e l'amore sono argomenti abbastanza, su cui si basano praticamente il 99% delle storie shoujo, ma in questo manga sono molto molto particolari e molto pesanti, quindi sono storie molto molto, si parla anche di una come si chiama, di un complesso che credo che sia il complesso di Edipo, però non ne sono sicura, si parla anche comunque di un complesso, se viene inserito all'interno del manga, quindi ci sono anche altre argomentazioni che non me le ricordo, però di memoria, di tante cose. E il perdono soprattutto, che verrà fatto più avanti nel manga. Ci sono tante di quelle argomentazioni che tratta talmente tanti personaggi che
ci si perde un pochino durante la storia. Quello che non mi è piaciuto del manga, che è per questo che non so se consigliarlo o meno, perché comunque poi alla fine i personaggi li vai a amare, tutti i personaggi li vai a amare, c'è qualcosa che non quadra ogni tanto, cioè tipo il postino e il poliziotto, che poi in realtà non sono chi dicono di essere. C'è un po' un trito, mettiamola così. Questo è il primo manga di Arena a non essere a tema fantasy, perché lei ha sempre fatto un manga a tema fantasy, appunto, e questo è il suo primo manga, e si vede tantissimo che manca l'elemento fantasy, o che le manca comunque metterlo in un manga, perché l'impronta fantasy in alcuni punti c'è, si vede, si nota, quindi manca semplicemente l'elemento, però qualche incastro c'è. Qualche predisposizione fantasy c'è. Altra cosa negativa per quanto riguarda, che a me non piace personalmente, Arina nei suoi manga mette molte gag divertenti per smorzare le situazioni. Il problema è che in questo manga le gag divertenti sono molto pesanti, vengono messe situazioni che secondo me non dovrebbero essere inserite, e soprattutto sono, cioè non sono lì solo un momento e basta, ma sono molto ricorrenti nel corso del capitolo, quindi sono secondo me troppo pesanti e risultano faticose da digerire, quindi questa cosa del manga non mi è piaciuta assolutamente, quindi la storia ce l'hai piaciuta, però Kusho, che è uno dei miei personaggi, vediamo andate a finire, uno dei miei personaggi preferiti, lei ha un problema grave legato a Aine, ma soprattutto anche a un altro personaggio che vi ho detto che mi piace un sacco, che è appunto Maika, l'altro si assomiglia pure. È un personaggio fondamentale all'interno della storia, forse il personaggio che più mi è piaciuto di tutti, secondo me più ben costruito, più ben ideato, mi è piaciuto veramente tantissimo come personaggio. La tematica che porta avanti mi è piaciuta tantissimo come è stata appunto spiegata. Mi è piaciuto veramente tanto come personaggio. Credo che sia uno dei miei personaggi adulti preferiti di manga in assoluto. Non vi dico chi è. Non vi dico chi è, però lo scoprirete vivendo, lo scoprirete leggendo l'opera. Non vi dico chi è, però manga è un personaggio molto molto importante all'interno della storia. La storia all'inizio è ci mette un bel po' a prendere piede, però quando prende piede poi va a rotta di collo. È veramente qualcosa di, cioè, il potere dell'altra lingua che di raccontare le storie è fantastico. Poi i disegni sono tutti spettacolari, cioè. Cioè, poi praticamente ci sono molti momenti. Questo è il secondo volume. Cioè, sono i disegni da Rina, nulla da ridire, proprio nulla da ridire. Quindi è sempre sì, un manga che mi piace, lo rileggo volentieri. Però a volte, molte pagine le salto. Non ho detto niente. Quindi, in conclusione, è sì o no? Non lo so, è un sì. Allora, mettiamola così. Se volete leggere questo manga, sappiate che non è un manga shoujo da prendere a cuor leggero. Se volete farvi una lettura per divertirvi un secondo, pigliatevi un altro manga. Perché questo assolutamente è veramente pesante. Ma è veramente molto pesante. Non so se avete presente Dicotomi a occhi. Come si chiamava? Secret Wicked Love. Quello trattava solamente un tema, ovvero quello del problema di cuore. Questo tratta talmente tanti temi pesanti in maniera buona. Cioè, buona. Come si dice? It's fine. Li tratta bene, però comunque risultano sempre pesanti perché sono argomenti importanti. Cambiate storia, ragazzi. Lo dico sinceramente, scambiate storia, perché questo è veramente, veramente pesante. Con questo è tutto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che si veda anche la qualità migliorata del video, anche se andando un po' buio perché ti ho fatto schifo, e noi ci vediamo al prossimo video.